Guarda, c'è Max per portarmi la chiavetta, ha bisogno di info spazio. Sono in ritardo, giornata folle, ci vediamo al parcheggio, sarà quello figo, vedrai. Sono pronto a fare foto, tra poco, lo spero, va bene. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Tab per il diario. 9 su 12. Mi sentivo uno schifo, volevo fare una rimagna per infraccarmi e stare un po' da sola dopo quell'incubo. Lì ho visto una bellissima farfalla blu, non potevo lasciarmi scappare uno scatto simile. Un attimo dopo aver fatto la foto, Nathan Prescott è entrato, infuriato. Parlava da solo, mi sono nascosto in un angolo e visto entrare una ragazza punk. Hanno iniziato a litigare per 2 ore e soldi, poi Nathan ha tirato fuori una pistola e le ha sparato. È qui che le cose si fanno strane. Quando Nathan ha sparato, sono uscito dal mio nascondiglio e per qualche assurda ragione ho allungato la mano, come se potessi fermare il proiettile. Improvvisamente ho sentito il mondo distorcersi attorno a me e una forte pressione alla testa. Sembrava che tutto si stesse riavvolgendo e mi sono trovata di nuovo al mio banco. Pensavo che qualcuno mi avesse drogata, finché non mi sono calmata. La lezione si è ripetuta esattamente come prima, come in ricomincio da capo. Non so come, ma sono riuscito a riavvolgere il tempo. Sapevo che l'unico modo per scoprire se stavo impazzendo era tornare nei bagni e cercare di salvare quella ragazza. Non sapevo come, ma non potevo lasciarla morire. Non avrei potuto vivere con quel pensiero. Questa volta, conoscendo la risposta alla sua domanda, sono riuscito a sfuggire a Jefferson e a precipitarmi ai bagni. Mi sono nascosto di nuovo all'angolo. Non potevo credere ai miei occhi quando è apparso Nathan, andando di nuovo di matto. Quella ragazza è entrata nei bagni e prima che Nathan potesse parlare ho attivato l'allarme antincendio facendoli scappare, entrambi, Vittoria. Poi il capo della sicurezza, David Manson, mi ha messo sotto torchio, crede di essere Chuck Norris, Blackwell Ranger. Nathan Prescott quasi uccide una ragazza nei bagni, ma no, io sono il problema. Ero così felice quando il presidio Wells l'ha scacciato. Poi stupidamente ho detto al presidio Wells di aver visto Nathan con una pistola, ma per ragioni non ho accennato alla ragazza o al mio nuovo potere. Non voleva credermi, mi ha quasi fatto sentire in colpa per gli detto che il fottuto gioiello della Blackwell porta un'arma da fuoco a scuola. Non potevo dirgli che ho ucciso una ragazza in una cronologia precedente. Beh, la mia giornata è iniziata con un sogno apocalittico ed è finita salvando una vita e scoprendo di avere il potere di avvolgere il tempo, meglio di così. Wow, quella detta sicurezza è il più grande stronzo in circolazione, questo la dice lunga. Tratta tutti come se avessero commesso un reato lo stesso io per commettere. Oggi mi ha torchiato nell'ingresso e pensavo stesse per arrestarmi. Non so molto su di lui, ma ho sentito che è stato cacciato dall'esercito o qualcosa di simile. Ovviamente si è ritrovato responsabile della sicurezza all'Accademia Blackwell. Non dovremmo sentirci, non so, al sicuro nel campus. Sto tizio va in giro a fare lo spaccone con pistole distintivo come se cercasse una scusa per usare il taser su qualcuno. Sarebbe un ottimo soggetto per un tratto sull'autorità. Chi sposerebbe un tipo così? Mi spiace per la famiglia, casa sua deve sembrare una caserma. La Vividi, un'altra persona da evitare, la Blackwell. Collezionale tutte. Presido. Non riesco a capire il punto di vista del presidio Quals. Per qualche motivo mi sembra essergli costantemente sospetto. Chi l'aveva mai detto che sarei stato un problema? Volevo sapere perché stavo vagando nei corridoi. Ho iniziato a balbettare come un idiota. Ha un tale potere sulla mia borsa di studio, al punto che divento iper nervosa vicino a lui. L'ho visto ridere con gli insegnanti e altri studenti, quindi so che ha un problema con me. Pare anche un po' stressato. Lo sarei anch'io se dovessi sovrintendere la Blackwell e tutti i suoi drammi. Mi pare di aver sentito dell'alcol, suo alito, ma potrebbe essere il profumo che usano. Ricordi il nostro primo incontro nel suo ufficio, era così gentile e mi ha fatto sentire parte di un mondo speciale. Ha detto che spero diventassi una grande fotografa, restituendo un giorno il favore alla Blackwell. Suonavo un po' come illusione, ma mi ha fatto sentire bene. Devo solo tenere un basso profilo finché non terrò la sua fiducia. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Persona scomparsa, altiposto, Justin. Parliamo con Justin. Yo, Justin. Check out the max. Come to thrash? Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Aspetta. Yo, Justin. I came to nose slide.
But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Aw, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Bella. Parliamo con Stella? Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jeff's class. Isn't he incredible? I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Going to East Coast. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. State male. Non voi state male. No way. You can get him so busted. And he's not going to mess around with the student. That's what you think. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely sex with him. Sicuro, well, no? I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Questa ragazza è fattissima. Daniel. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel. Perché è così cringe molto spesso? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Okay. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way. You're a good substitute, Max. Oh, that's a good posture. Ci sono alcune scene che non ho mai visto, tipo questa, perché la prima volta che giocai non interagivo con tutto, l'ho imparato con Before the Storm. Che bello! No, aiuto! Ho sbagliato! No, non volevo saltare. Daniel? Oh. Sì, ovvio che lo voglio. Funny. Ripetiamo tutto il dialogo. Difficile da vedere la sua foto, non lo so, perché magari mi si va triste. Ok. Ok, ha delle conseguenze. Va bene, lo so, ero pronto. Andiamo al dormitorio adesso. Tasto sinistro del mouse, vai, dormitore. Niente, ogni volta metti in pausa. Come on, Logan, bring it, bro. Yeah.
I need to go to my room and return Warren's flash drive. Taviga. The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? On se vedi. Don't take it out on the tree, loser. Oh. Hi, Max. How are you doing? Fantastic. I'm by myself for eating chiclet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading chiclet. Good point. Now if you'll excuse me. My bad. Ow! No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Come se volessi poi, no? Allora, Glad to see our campus is eco-friendly. Irrigatore. You'd think with all the rain here in Oregon, you wouldn't need to water the lawn. I guess Blackwell has to keep the lawn and plants well manicured to look good on a catalog. Football, Max. Big football. Step away. Parliamo con Kate. Volevo aggiungere il totem. Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows. Nice, bro. Glad to see our campus is looking friendly. Hi, Kate. Hey, Max. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Con lei non me la prendo perché so che cosa succede. Howdy, Samuel. Well, hello there. Hello there. What's up with these Rachel Amber posters? Well, only she would know that, right? I guess. It just makes the campus look sad. You can't color over that sunlight. You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Nice, bro! What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward. Like a clock. Nice, bro! What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. Awesome. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Non dice con cosa, però. Va, so come succede, ma parliamo con Victor. Look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wake hipster bullshit. The Daguerrean processor. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. So benissimo come... What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Do you understand English? Mm. Get lost. Aspetta. Bisognava, giustamente, Sorry, no paparazzi allowed. I'm your biggest fan, I'm further.
Ecco cosa bisognava fare. Nope. No, aiuto. Aspetta, che cazzo bisognava fare? Non me lo ricordo più. Hai un nuovo oggetto nel tuo inventario. Va bene, lo venderò. Non sono uno che colleziona le cose. Cos'è, man? Latina? Sì, lo so. I must have missed something. I should rewind. Allora. Think, Max. Rewind and Ehi, ho capito. Keep walking, hippie. She looks like a pissed off wet cat, and she's still stylish. Keep walking, hippie. She looks like a pissed off wet cat, ho and capito. She's still stylish. Che cazzo dovevo fare? Io non me lo ricordo più, aiuto. None shall pass. Capisci? Aspetta. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Keep walking, hip. Aspetta. Ma lo metti. Ok, let's see if this works. Vieni. Ah, così dovrebbe andare. La cosa degli aggregatori era secondaria, a quanto pare. Ho dei ricordi, ma sono un po'. Sono andati 3 anni e mezzo, salta. Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. Beh, giustamente. No, aiuto, ho sbagliato. Close, but no cigar. Sì, lo They so. Have to be right under the bucket. Ok, quindi usa. Ma lo metti. Ok, let's see if this works. Ce l'ho fatta. Quindi serviva entrambi, Dio mio, che casino. Ho difficoltà con questo, immaginate Layton. Sorry. Wet pain is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. No. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Hey, Victoria. What do you want, Max? Tanto poi torno indietro. Don't. Don't say a word, Max. Oh, wait. Hold that pose. And no filter needed before I post this. Now, please move. I've had a messed up day, and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Maybe I shouldn't have done that.
Now I have to get to my room, then see Warren. Se non puoi combattere, unisciti a loro. O fai la stronza con loro. Nel senso. Ah, il dormitorio. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Welcome to Black Hill. Victoria is going to be pissed we took so long. HVDS non sono le semplici iniziali su un manifesto, non sono malattie, sono malattie mortali. Nessuno è immune. Informati ora. Ricompensa. Il 16 settembre il mio zaino. Il 16 settembre il mio zaino contenente tutti i miei libri e il mio nuovo tablet è stato rubato dalla mensa, dopo averlo lasciato sul tavolo. Contiene molte foto dei miei gatti scomparsi, VIP, quindi apprezzerei che mi venissero restituite le mie cose e i ricordi dei miei felini. Conoscete il mio indirizzo. Alla stanza che mi ha rubato la crema da giorno per Andrew, quella roba super costosa e mi serve per l'acne. Conosco bene il suo potere esfoliante, ti maschero subito. Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Non permetterò che il grande fratello ti osservi. Entro la fine dell'anno scolastico l'Accademia Blackwell potrebbe installare un sistema di sorveglianza invadente. I membri della facoltà del Consiglio studentesco si incontreranno per un dibattito pubblico al fine di fornirsi. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Hey, questo è Shining. Room 217? No way in hell am I ever going here. As if. I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Non aver paura, preparati, addestramento di armi da fuoco per giovani. Per fini minorenni possono imparare a utilizzare un'arma da fuoco, dalla K allo Zvdroka. Utilizziamo repliche in plastica perfette e sicure. Vieni a trovare menzione di prova. Ok. Man, people here are merciless. Meglio prevenire che curare. Non importa quanto vi piacciate, un errore può cambiarvi la vita. La scelta è vostra, non c'è niente di male nell'aspettare. Per ulteriori dettagli contatta aspettate il graffiti, il video di Kate ne è una prova, sono veramente dei pezzi di merda. Mi sentite? Sì, ti sentiamo tutti, rispetto il tuo piano e i tuoi vicini, fai silenzio nel corridoio dopo le 22, grazie per l'attenzione. Juliet, Extreme Reporter. Dane is still a cheerleader at heart. Nice atmospheric shot. Needs dusting. At least that's an alarm from this century. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. We get it, she's missing. Somebody has gone crazy with these posters. E chissà chi. Occhi aperti nel campus. Segui questi suggerimenti per la tua sicurezza. Sii sempre consapevole del luogo in cui ti trovi. Di sempre un tuo amico dove sei e dove stai andando. Siamo immediatamente a qualsiasi incidente all'autorità del campus. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Gruppo di letteratura Geek Girls. Cerco compagnia con i miei stessi gusti per leggere e discutere di autori come Ursula K. Le Guin, Robin Hobb, Neil Gaiman, lo conosco, Pierce Anthony, Terry Brooks, David Calvo, Marion Zimmerman, le solite storie sui draghi. Non sono messi mai sui giovani maghi o fantasy di visti Harry Potter, Twilight, Tuck. Contatto, ok. Thanks for the warning. Le docce. Stanza di Max. They live. Davvero. Okay, this is just mean and stupid. Questa è la stanza di Kate, ne sono certo. This is like the public DNA of our dorm.
Non fate abbattere la depressione, capita a tutti di sentirsi soli e tristi. Se hai bisogno di qualcuno con cui parlare, non esitare a contattarci giorno e notte. Ti ascolteremo perché sei importante. Non mi avere smarrito telefono. Home sweet home, my favorite cocoon. Biscotti. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Max, il ripetito mi ha scritto un'email dicendo che ho contato su di uno studente modello della Blackwell. È vero? Le tocca una cosa grave che è preoccupato che tu racconti bugie. Chiamami appena puoi così ne parliamo. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Buon compleanno, Maxine. Non dimenticherò mai il giorno della tua nascita e il tuo primo sorriso. È stato amore a prima vista. È il tuo giorno speciale. Ci manchi, ma siamo orgogliosi che tu stia seguendo i tuoi sogni. It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Would Man Ray call them selfie portraits? Sappiamo suonare, è vero. La pianta! If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. It's such a pretty guitar. I need to play it more. Suoniamola un po'. Sono due le chitarre, se non sbaglio ne sono. Mi chiedo come ha fatto la foto, Max. Forse con l'autoscatto? No, magari gliel'ha fatta qualcun altro. Lei si è messa in posa. Per il copyright evito, perché non richiede, io vi immagino ad ascoltarla per ore. I'm glad Kate let me borrow her copy of The October Country. I should have every Bradbury book for myself. Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Just more stressed. Dica, io dimostro 23 anni e ne ho 17, cazzo vuoi. Ok. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. A Max e soggetti interessati, i consigli di questa creata sono di natura grafica sconvolgente e controversa. Questa raccolta è stata scaricata con la massima cura per il pubblico più esigente. Va bene. Per il vostro gusto eccezionale, vedrai che mi sono cannibalone. E ultra X. Hasta la vista. Wolverine, non c'è scritto. Consigli letterari notturni di Federico Frusciante, grande fede. Non c'è scritto la stella vista, però va bene. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together.
Se ci fate caso, è la stessa canzone che stava suonando. No, Hamilton, the greatest. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Here's my go-to source for instant photo Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Hey, lo sai fare anche tu. Lo vi avvolgi. Ma è per forza, se no mi mutano tutta la live. Puoi caricarla su YouTube con meno della metà dell'audio. Non è esattamente la scelta più furba. Non lasciamo la pianta. I'm the worst baby mama. Drink up. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. There's my poor laptop begging me to check in. Looks like Dana left me a little post-it note. Ehi, bella, ho preso in prestito la chiavetta per guardare qualche film in studio. Se ti serve, mi trovi nella mia stanza. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. I look so pathetic. Ma no, amici 81, iscritti 12, allarme hipster alla Blackwood. Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. Schizzo della mia nuova musa. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Venuti a Camera Porn, la fonte di informazioni completa per ogni macchina fotografica mai prodotta, sia a livello nazionale che internazionale. Clicca su una delle immagini sottostanti per usare le dei modelli. Porn makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Mail, grazie per mail, sì. Max, grazie per l'email e per la copia della punta di Jefferson. Non smetterò mai di mandarti un messaggio di gratitudine. Se ti può interessare una raccolta eclettica di serie TV, film cult, classici e roba fuori di testa sulla chiavetta. Grazie a capo, io sono più uno scienziato che un artista. Come funziona una macchina fotografica? Sì. Andiamo. I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. Ok, keep calm and carry on.